un genio che ha onorato l'Italia. E si sentiva pienamente italiano, ma la sua fortuna fu quello di avere una madre irlandese. E non era semplicemente una signora che gli insegnò la lingua e gli insegnò l'amore anche per altri paesi, altre lande d'Europa. Tant'è che persino il padre, proprietario terriero bolognese, volle diventare cittadino inglese qualche anno dopo la nascita di Guglielmo Marconi. L'Inghilterra fu importante per Guglielmo Marconi perché quando da giovane ebbe le prime intuizioni sulla telegrafia senza fili, quelle che gli avrebbero fatto ottenere il premio Nobel nel 1909, ebbene l'Italia fu sorda, reagì facendo spallucce, trascurando come se fosse un pazzo che pensava delle cose impossibili. Ecco, in quel momento, grazie all'educazione, grazie a quella madre, a Marconi sembrò naturale trasferirsi a Londra e di lì continuare riconosciuto, con i riconoscimenti che gli erano dovuti, ricontinuare la sua ricerca. Salvo poi, perché come ho detto Marconi si sentiva italiano al 101%, tornare in Italia e godere dell'apprezzamento e dell'onore che dava al paese in modo pieno. Fra le cose iniziali della vita, di Marconi, forse il momento più bello, quello che gli diede maggiore soddisfazione, fu nel 1912, quando andò al porto di New York ad accogliere i 705 superstiti del naufragio del Titanic. Ebbene, quelle 705 persone si erano potute, salvare per un SOS mandato in virtù delle scoperte di Guglielmo Marconi. Ed è, diciamocelo, una bella soddisfazione quella di aiutare a vivere delle persone e poterlo toccare con mano. Siamo nel 1912, Marconi ha 38 anni ed è tra l'altro in quei giorni da pochissimo arrivato a New York, era stato invitato al viaggio inaugurale del celebre transatlantico, ma Marconi doveva essere a New York per ragioni di affari. Così, quando succede la tragedia, Marconi è naturalmente in prima linea perché tutti vanno a chiedere notizie di quanto sta succedendo, di cosa dei propri cari, eccetera, alla Marconi Company che deteneva il monopolio delle comunicazioni a bordo del Titanic. Nel giro di qualche giorno Marconi si ritrova a essere un vero e proprio eroe. Grazie all'opera disperata dei radiotelegrafisti che disponevano di questo detector magnetico di Marconi, 705 persone possono essere salvate. Guglielmo Marconi fu fortunato in due sensi. Il primo perché doveva essere tra gli ospiti di quel grandissimo natante che salpò appunto dall'Europa in direzione dell'America e non ci fu per motivi di lavoro. Secondo, perché quella tragedia, che per il mondo e per i passeggeri fu una tragedia, per Marconi si rovesciò invece in un evento fortunato, perché da quell'evento sfortunato la radio divenne qualcosa di obbligatorio su tutte le navi. Già nel 1909 il wireless aveva dato prova della sua straordinaria utilità. Cos'era successo? In gennaio due imbarcazioni, il Republic e il Florida, hanno uno scontro al largo delle coste di Nantucket. Il Republic ha un marconista a bordo, Jack Binns, e grazie all'incredibile lavoro di Jack Binns e naturalmente delle navi che piano piano arrivano a soccorrere, si salvano circa 1600 persone, ne sono morte proprio pochissime proprio nella collisione. E c'è una strettissima relazione con il fatto che alla fine di quell'anno Marconi, candidato per la quinta volta al premio Nobel, vince il premio Nobel per la fisica, sarà il primo italiano a raggiungere questo risultato e lo raggiunge a 35 anni.
Nel 1909 il Nobel per la fisica va a Guglielmo Marconi. Le primitive attrezzature, lo speculo parabolico, l'apparecchio costruito nella famosa scatola di sigari, la finestra dalla quale nel 1895 venne lanciato il primo segnale radio. Quando Marconi cominciò questo suo lavoro sulle radiocomunicazioni, aveva come obiettivo principale di questo suo lavoro quello di riuscire a comunicare e tenere sotto comunicazione una nave che partisse da un porto, perché fino allora l'unico modo di comunicare in realtà è o con dei sistemi di fascia di luce oppure con un cavo. E per tradurlo in realtà aveva pensato che sarebbe stata una buona idea di cercare di usare le onde elettromagnetiche. La formazione di Marconi è quella di un outsider. Non c'è dubbio che non avviene attraverso percorsi tradizionali. In altre parole, Marconi, che un po' a scuola va tra Firenze e Livorno, non arriva mai a un diploma e tantomeno naturalmente a una laurea, lui che poi riceverà 16 lauree ad honorem. Quali sono gli elementi? Innanzitutto una famiglia che non gli fa mancare nulla e nello stesso tempo è estremamente concreta e che fa una scelta particolare, investe nel talento di questo ragazzo. Non si preoccupa per esempio che il ragazzo non parlasse bene l'italiano, perché tra l'inglese della mamma, il dialetto della vita in campagna, insomma l'italiano per esempio non è eccezionale, soprattutto da ragazzino. Ma investe, dicevo, nel talento. E qual è il talento che questo ragazzo dimostra dai 7-8 anni? Una grandissima passione per gli esperimenti di elettricità. E allora si va a prendere ottime lezioni private, in particolar modo a Livorno, prima da un professor Bizzarrini, poi dal professor Vincenzo Rosero, un piemontese che in quegli anni insegnava al liceo Nicolini di Livorno e sarà l'unica figura di maestro che Marconi riconoscerà nella sua carriera. Poi ci sono importantissime letture e in particolare Marconi si abbona alla miglior rivista italiana dell'epoca, del settore, si chiamava L'Elettricità, e poi c'è la sua passione e la sua abilità sperimentale. Attraverso questi elementi, questa combinazione davvero particolare, la formazione di Marconi è una formazione serissima in campo elettrotecnico che gli permetterà appunto di diventare inventore. Mi ricordo che mia madre mi raccontò che Daisy Prescott, che era una cugina inglese, era lì alla villa e di notte la svegliò e gli disse: vieni Daisy a vedere qualcosa di veramente eccezionale che ho fatto. Aveva sviluppato un sistema che poteva far funzionare da una parte del suo attico o un altro un campanellino. Questa ragazzina diceva: ma dov'è il filo? Dove sono connessi questi due pezzi? E lui gli disse: non sono connessi, io trasmetto un'onda nel vuoto, nell'aria, che poi il campanello sente. Questo direi che è la prima consapevolezza del mondo di questa grande invenzione, secondo me. Però è nel 94, a 20 anni, che ha l'intuizione fondamentale, ce l'ha proprio qui, nella famosa soffitta trasformata a laboratorio all'ultimo piano della Villa Griffone. L'intuizione qual è? È quella di utilizzare le onde elettromagnetiche, che erano il fenomeno più importante, più interessante della fisica di quegli anni, per comunicare a distanza senza l'uso di fili. Marconi aveva preso un sacco di spunti dall'elettricità, sicuramente notizie sugli esperimenti di Hertz, di Righi che in Italia li aveva portati avanti, ma anche proprio il termine telegrafia senza filo veniva usato. Il punto è che nessuno usava un sistema che poteva avere uno sviluppo. Marconi capisce che per riuscire a realizzare un radiosistema ci vuole un'antenna. L'ha perfezionata per tentativi. Ho inventato la presa di terra, nel futuro riuscirà a fare gli impianti particolarmente grandi ed efficienti, ma la cosa importante è che se non c'è l'antenna, tutta l'energia che viene generata localmente rimane lì, scalda
e non va a grande distanza. 1895. Marconi, assistito dal fratello e dal colono Mignani, riesce a inviare e a far ricevere un segnale telegrafico senza l'aiuto di un filo attraverso l'aria da Villa Grifone a un punto situato oltre la collina dei Celestini, a circa un chilometro di distanza. Il signorino mi disse: lo vedi questo martelletto? Se lo senti battere 3 volte, tu spari un colpo di fucile in aria. Allora io rimasi dall'altra parte della collina e quando il martelletto picchiò 3 volte, sparai il colpo di fucile in aria. E per la prima volta un sistema di comunicazione wireless, senza fili o radio, radiotelegrafico per essere precisi, supera un ostacolo naturale a una distanza che nel 1895 era davvero considerevole. C'è una regola nel mondo dell'innovazione, una regola poco narrata e poco conosciuta, è quella dell'età. I più grandi innovatori della storia, soprattutto nel mondo della scienza e della tecnologia, sono giovani, hanno 20 anni, 25 anni. Riescono a immaginare un mondo diverso, a rompere col contesto precedente. Lo hanno fatto Steve Jobs, lo ha fatto Bill Gates e lo fa oggi un personaggio come Zuckerberg. 20 anni che immaginano un mondo diverso. Naturalmente anche Guglielmo Marconi, essendo un grande innovatore, non poteva sottrarsi a questa regola. A 20 anni cambiò il mondo, era il mondo dei cavi, lui inventò il wireless. In famiglia non si capisce granché dell'esperimento. Tuttavia viene deciso di mandare Guglielmo a Londra, dove la madre, di origine irlandese, conta numerose e influenti amicizie. Si deve sfatare subito il mito che lui chiese al governo italiano di aiutarlo, perché non lo fece mai, non c'è nessun documento che lo fece. Perché era ovvio che aveva dei grandissimi vantaggi questo ragazzo, non è che proprio era a zero. Primo è che c'aveva la famiglia e poi c'aveva il fatto che la madre era inglese e che lui sapesse l'inglese, che questo oggigiorno è ancora importante, ma comunque era logica la decisione di andare in Inghilterra, che era il paese, la potenza mondiale del momento, quello che oggi è gli Stati Uniti sarebbero, e soprattutto la potenza navale del momento, con una rete, diciamo, fittissima di commercio, di navi che coprivano tutto il mondo, che avevano più bisogno di farlo. E quindi era l'uomo giusto, nel posto giusto, al momento giusto. A Londra Marconi poté mostrare agli amici del cugino la magia delle sue scatole nere e ottenne una lettera di presentazione per l'ingegnere capo del post office, William Preece. E il momento giusto era perché proprio in quel momento Preece aveva deciso che il suo sistema di comunicazione, di telecomunicazione, non aveva funzionato, non avrebbe funzionato e quindi rimaneva all'asciutto. E quindi questo signore è arrivato nel momento migliore perché lui potesse dire: ah, magnifico, proviamo se questo sistema funziona, diamogli tutto il supporto tecnico e vediamo cosa succede. Che cosa fa Marconi? Arrivato a Londra, siamo nel febbraio del 96, lui deve ancora compiere 22 anni. E Marconi fa 3 cose nel giro di un anno e mezzo davvero fondamentali. Brevetta l'invenzione e si affida per questo ai migliori patent agents, gli agenti di brevetti britannici al momento. Presenta l'invenzione ai ministeri interessati e cerca e trova finanziatori per fondare la prima industria privata nel campo del wireless. Ci riesce nel luglio del 97. Marconi, 23enne, fonda una vera e propria start-up. Start-up significa azienda all'inizio del suo percorso, quando ancora non si sa se questa azienda ce la farà sopravvivere all'anno successivo. Ecco, Guglielmo Marconi è uno start-upper di fatto, perché a 18-19 anni aveva un'idea che voleva portare avanti. E naturalmente, come tutti gli start-upper contemporanei, non si ferma al mercato locale o a quello nazionale, va dove il mercato esiste, e in quell'epoca il mercato era l'Inghilterra e lì si sposta. Con la sua compagnia, la cosa più importante di questa sua compagnia è che si presentò alle Poste inglesi dicendo: io vi vendo questo sistema da mettere sulle navi, però questo sistema è un mio monopolio e verrà fatto funzionare solo dalle mie persone che io metto insieme, gli famosi marconisti,
E con questo, velocemente, nei 2 o 3 anni dopo che lui arrivò a Londra, creò il monopolio delle telecomunicazioni navali. Questa sua attitudine alla commerciabilità delle sue invenzioni è una cosa unica in Italia. Si può fare riferimento soltanto a personaggi come Ford ed Edison o Bell negli Stati Uniti e a oggi ancora, per tornare a personaggi più contemporanei come Steve Jobs, Bill Gates o ancora Zuckerberg, persone che pensano al mercato. Questa cosa che può sembrare un po' lontana dal mondo dell'accademia, in realtà è quello che salvò Marconi, perché lui si autofinanziava le ricerche. Fondata la compagnia, Marconi sa benissimo che deve cominciare a fare crescere la sua invenzione. Ci sono tanti obiettivi che si può dare, lui ne sceglie uno principale, e cioè quello dell'aumento della distanza. La conquista della distanza è stata definita quasi un'ossessione tecnologica di Marconi. 1897. Marconi, che ha fatto brevettare la sua invenzione, conduce nel canale di Bristol degli esperimenti, superando la distanza, sbalorditiva per quell'epoca, di 14 chilometri. La notizia si diffonde dappertutto e arriva anche in Italia, suscitando enorme interesse. E quindi la Marina lo invita in Italia a fare degli esperimenti. Prima però di andare a fare questi esperimenti alla Spezia, Marconi arriva a Roma, celebratissimo, e siamo nel luglio del 97, Marconi ha da poco compiuto 23 anni e ha probabilmente quello che è il primo di una serie incredibile di inviti importantissimi a pranzo, in questo caso sono i Reali d'Italia. Gli esperimenti misero in grado la Marina italiana di acquisire una preziosa esperienza nel settore delle comunicazioni elettromagnetiche a distanza, terra-mare, che permise di creare in pochi anni una efficiente rete di stazioni ricetrasmittenti. Un altro esempio di come Marconi cercasse di far penetrare le sue invenzioni nella società dell'epoca è quello delle regate. Nel 1898 in Irlanda e poi nel 1899 negli Stati Uniti durante l'American's Cup si rese conto che la sua tecnologia, il wireless, poteva seguire in tempo reale le regate, che naturalmente non ha nessuna valenza scientifica, ma una grandissima valenza di risonanza mediatica. Marconi si sentì pronto a sfidare gli Stati Uniti, dove vari competitori lavoravano per sviluppare la radiotelegrafia. L'inventore italiano ebbe il suo nome nei titoli dei giornali ed egli siglò le notizie di un avvenimento sportivo importantissimo, la regata Coppa America 1899. Da un rimorchiatore egli inviò la cronaca istantanea al New York Herald. Marconi è un uomo di spettacolo. Tutte le volte che immaginava un esperimento lo faceva cercando di colpire l'immaginario della sua collettività. Per fare questo naturalmente non puoi fare un esperimento al chiuso di un laboratorio, devi uscire per strada, devi attraversare gli oceani. E Marconi era un mago in questo, veramente preparava quasi come un regista le sue sperimentazioni. La più nota forse è quella dell'Oceano Atlantico. Nel 1901 lui riesce a scavalcare l'Oceano Atlantico e questo non può che colpire in modo esagerato l'immaginario dei suoi contemporanei. Fin dal 1895 io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. A questo fine decisi nel 1900 di far costruire 2 potenti stazioni radiotelegrafiche, una a Polju in Inghilterra e l'altra sulla costa degli Stati Uniti d'America. Per varie ragioni lui si mise in testa che aveva bisogno di fare qualche cosa, un gesto eclatante, un gesto veramente spettacolare, perché in fondo si era anche reso conto che la tecnica aveva dei problemi. Intanto non andava molto lontano, lui voleva coprire il mondo intero e in più si era anche reso conto che il sistema radio non era molto affidabile perché dipendeva da tanti fattori, dall'atmosfera, dal tempo, dalla notte, dal giorno, eccetera, eccetera. La costruzione di queste 2 stazioni, per le quali fu necessario arrischiare una ingentissima somma, fu ultimata nell'agosto del 1901,
se non che, poco tempo dopo, una bufera danneggiò il padiglione aereo della stazione inglese ed un ciclone distrusse totalmente le antenne della stazione americana. Questo incidente, per quanto grave, non mi distolse dal mio proposito. Saltò fuori di nuovo questa incredibile caratteristica di Marconi, del nonno, di perseveranza davanti a delle crisi terribili, creando dal nulla un sistema nuovo e poi lasciando gli Stati Uniti e andando invece in Canada, in Terranova, dove c'era una piccola stazione ricevente, che anch'essa poi, stranamente, è la terza tempesta. Un giorno prima, due giorni prima di fare l'esperimento finale, fu distrutta anche quella e si dovette usare gli aquiloni. La mattina del 12 dicembre tutto era pronto ed il momento decisivo si avvicinava. Nonostante un fortissimo e gelido vento, si riuscì ad innalzare, dopo molti vani tentativi, un cervo volante che sollevava una estremità dell'antenna ad un'altezza di circa 120 metri. Alle 12.30, mentre ero in ascolto al telefono del ricevitore, ecco giungere al mio orecchio, debolmente ma con tale chiarezza da non lasciare adito a dubbi, una successione ritmica dei tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse. Consideriamo che fino a quel momento il suo wireless aveva funzionato e aveva raggiunto una portata di 300 km. Niente male, ma con l'Atlantico cambia completamente tutto. Si va oltre i 3.000 km, anzi quasi 3.500, si supera una gigantesca montagna d'acqua quale è l'Oceano Atlantico e si superano moltissimi dubbi, anzi quasi certezze che c'erano degli ostacoli insuperabili, per esempio la curvatura terrestre. Marconi realizza tutto questo a 27 anni. Il New York Times, a pochi giorni dall'annuncio e tutto questo a pochi giorni dal Natale 1901, scrive che Mr. Marconi ha annunciato la più grande conquista scientifica dell'epoca. La mia vita, il mio stipendio, tutto è basato sul fatto che le equazioni di Maxwell sono vere, si utilizzano ancora oggi, le adoperiamo per fare tutti i tipi di progetti. Beh, sembra che Marconi abbia sfidato le equazioni di Maxwell. Le ha sfidate soprattutto nel famoso esperimento del 1901, la trasmissione transatlantica. Perché? Alcuni fisici, tra cui il grande Poincaré, avevano tratto la conclusione che a causa della sfericità della Terra questo tipo di collegamento non sarebbe stato possibile. Marconi non ci crede e allora ci prova. E guardate che era talmente convinto che impegna la sua compagnia e probabilmente, se non fosse riuscito, sarebbe fallito. Ha una testardaggine incredibile, perché nel giro di pochi giorni gli saltano per aria quei grandi monumenti che erano le antenne, una a Poldi e uno negli Stati Uniti. Ricostruisce quella a Poldi spendendo di meno e ancora meglio. Dall'altra parte non ha più i soldi per ricostruire l'antenna, allora si rifugia in una soluzione estemporanea che sono 120 metri di fila di rame appesi ad un aquilone. Alla fine riesce a ricevere questo segnale che periodicamente veniva emesso dalla stazione di Poldi, riesce a riceverlo a San Giovanni di Terranova. Il nonno pensava, in fondo, siccome nessuno capisce come si propagano queste onde, neanche io, ma nessun altro, perché non provare? Poi si scoprirà qualcosa di nuovo, proprio come Colombo ha scoperto quella che noi chiamiamo in fisica la variabile ignorata, no? La variabile che nessuno aveva messo nei conti. Per Colombo era Nord America, per Marconi era la ionosfera. Ma la compagnia anglo-americana dei cavi transatlantici, che aveva la concessione per le comunicazioni telegrafiche fra l'Europa e l'America, costrinse Marconi ad abbandonare la stazione costruita sulla collina sovrastante San Giovanni di Terranova. Su invito del governo canadese, Marconi si trasferì a Glace Bay, nella Nuova Scozia. A Glace Bay, temperatura 30 gradi sotto zero, 3 mesi di scoraggianti telegrammi, standard, 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 che in codice significava ricevuto nessun segnale. Finché il 16 dicembre 1902 alle 7 del mattino, un telegramma annuncia la vittoria.
A Poldu sono arrivati chiari tutti i segnali. È il trionfo. Edison dichiara: questo giovanotto mantiene più di quanto promette. Tutto il mondo si inchina al genio del giovane scienziato. Questa sua insistenza su questo obiettivo di riuscire a comunicare nel modo migliore possibile attraverso le onde elettromagnetiche era una dote, diciamo, di un imprenditore, di un innovatore, diciamo, ma non di uno scienziato. Lo scienziato avrebbe detto: sì, adesso so che si propagano, cerco di capire perché si propagano in questo modo. No? E allora lui era sempre considerato diverso dalle scienziate. In realtà lui è molto più interessato al prodotto che non all'accademia, all'articolo scientifico che lo renderà celebre solo nella nicchia, appunto, degli scienziati. E questo lo ripete tutte le volte che può, tutte le volte che fa una conferenza ci tiene a raccontare che lui è un imprenditore, che lui guarda il mercato e che lui guarda il prodotto e che non può spendere soldi per fare altro. E si vede proprio come lui sprema la scienza non tanto per capire le leggi alla base di quello che lui sta studiando, ma più che altro per farla funzionare. Come mai l'esperimento è riuscito? Noi abbiamo sopra la sfera terrestre un'atmosfera che è molto complicata. La parte più elevata, che si chiama ionosfera, riesce in qualche modo a rimandare a certe frequenze le onde elettromagnetiche verso il basso, le curva, le riflette, ed è questo il motivo per cui Marconi, lanciando verso l'alto i suoi segnali, è riuscito a superare questo grande ostacolo che era la sfericità della Terra con l'Oceano Atlantico di mezzo. La cosa divertente è che questo succede solo ad alcune frequenze. Pensate se facesse la stessa cosa alle frequenze utilizzate dai satelliti per la televisione. Non riusciremo a vedere la televisione da satellite, ma a quelle frequenze si riesce a passare tranquillamente e ricevere i programmi televisivi da loro. Quando parlo di Marconi mi viene in mente Steve Jobs. Nella presentazione dei suoi eventi Steve Jobs aveva un'attenzione maniacale. Quando saliva sul palco è come se salisse su un palco di un teatro per presentare la sua opera. Ma Marconi non si ferma lì. Tutte le volte, anche prima di diventare il Marconi Premio Nobel, che deve fare un esperimento, lo fa invitando i più grandi personaggi dell'epoca, dai suoi potenziali clienti ai giornalisti più influenti. Questa cosa, che sembra una banalità per un uomo di fisica e di scienza, in realtà per un uomo di mercato è fondamentale, perché è lì, in quel momento, che la stampa, i potenziali finanziatori e i tuoi clienti hanno la massima attenzione. Lì non puoi sbagliare, e Marconi non sbagliava. Per anni si vide Marconi su una nave, sul mare. Perché? Perché la sua scoperta era stata soprattutto questo: un modo quasi miracoloso di spezzare la millenaria solitudine dell'uomo in mare. Nei primi 20 anni della telegrafia senza fili, si stima che centinaia di migliaia di persone dovettero la vita a Marconi. Nel dicembre 1914 si compie il primo passo per l'entrata nella vita pubblica italiana di Marconi. Viene nominato, avendo compiuto da poco 40 anni, senatore del Regno. Sarà soltanto il primo passo, perché poi scoppia la guerra e Marconi sarà impegnato attivamente per le comunicazioni radiotelegrafiche nell'esercito. Forse è il caso di dire che Marconi, già dal 1902, quindi da molti anni prima, aveva concesso all'Italia, unica nazione, l'uso gratuito dei propri brevetti per applicazioni militari. Ricordo molto bene un giorno nel 1918, era in novembre, quando mio padre mi chiamò e salì le scale per andare dove lui aveva tutte le sue attrezzature, e dopo un po' mio padre si è alzato con grande eccitazione, sventolando un pezzo di carta, dicendo: il Kaiser ha abdicato. E ricordo anche di avergli chiesto: ma che cosa vuol dire? Dice: è la fine della guerra. Eravamo le uniche persone in tutta Roma che sapevamo della fine della guerra. Alla conferenza della pace, insediatasi a Versailles, in una reggia dei re di Francia, l'Italia si è trovata isolata. Sono tornati a porsi problemi che si credevano risolti.
Marconi fece parte della delegazione italiana che andò a discutere le condizioni di pace. Si sa bene che le cose per l'Italia non andarono bene e Marconi ne uscì estremamente deluso. I lavori dell'Assemblea sono dominati dalla figura del presidente americano. Le generose ma astratte enunciazioni, in nome delle quali l'America è entrata in guerra, conferiscono un'aureola messianica al rappresentante del paese che ha dato un contributo decisivo alla vittoria. Non c'è rivendicazione politica che non si faccia sentire in queste sale dove si rinnova la carta del mondo. E Orlando siede tra i quattro grandi, ma nell'aprile abbandona i lavori della conferenza in segno di protesta. Ai nostri fermi richiami per il rispetto dei patti, Wilson ha opposto un suo personale appello al popolo italiano e nega ogni nostro diritto su Fiume e la Dalmazia. Gli italiani hanno il senso di essere stati traditi a Versailles. A un certo momento Marconi si rende conto, sentendo cose che erano accadute nel mondo dei radioamatori, sempre importantissimo, che invece si riuscivano a fare grandi distanze con delle frequenze molto molto più elevate. Insomma, si apre un altro mondo che Marconi comprende così bene da costringere la sua compagnia a cambiare completamente pagina, voltare pagina e dalle onde lunghe passare a queste che sono chiamate le onde corte. È un cambiamento tecnologico e industriale fortissimo che solo un Marconi, che era assieme scienziato, imprenditore e inventore, poteva portare avanti in quel momento. Marconi, stando a Genova, ebbe l'idea, durante la Prima Guerra Mondiale, di fare un passaggio decisivo. Quello che noi marinai chiamiamo un colpo di timone. Ha detto: perché non passiamo alle onde corte di nuovo? Quando è arrivata l'onda di 15 metri, ha trovato che quest'onda aveva delle portate addirittura oceaniche e transcontinentali e che con un solo kilowatt d'energia poteva ricevere a distanze simili, paragonabili a quelle per cui occorrevano perlomeno 500-1000 kilowatt d'energia. Marconi nel 1922, in una conferenza a New York, espose in modo assolutamente chiaro, e questo gli è riconosciuto da tutti, in particolare dagli americani, quali erano i principi di funzionamento del radar. Poi si rese conto sperimentalmente che queste cose a frequenze elevate potevano funzionare quando stava facendo il collaudo del ponte radio microonde tra il Vaticano e Castel Gandolfo. Molti compresero che effettivamente era possibile realizzare questo strumento, che poi sarà importante per fini bellici, non molto invece lo comprese l'Italia e purtroppo quindi l'Italia non sviluppò in tempi giusti questo sistema e neanche Marconi lo portò a compimento. Le osservazioni sul radar Marconi le fece, presenti anche delegati delle forze armate, fra i quali anch'io, le fece in una stazione del Consiglio delle Ricerche che era stata sistemata al Capo Linaro di Civitavecchia. Lì Marconi poté avere proprio l'impressione, prima udito, poi in altro modo, dell'esistenza dei radioecchi. Al termine della Prima Guerra Mondiale avviene uno sviluppo fondamentale nella storia delle radiocomunicazioni, vale a dire nasce la radiofonia, il broadcasting, la radio come principalmente la intendiamo oggi. Marconi di quel fondamentale sviluppo è protagonista da un punto di vista industriale e imprenditoriale, molto più che da un punto di vista scientifico. E nello stesso tempo il suo ruolo imprenditoriale è fondamentale. La Marconi Company è uno dei soci fondatori della BBC, della celeberrima BBC, e dell'URI, diciamo la mamma della RAI nel 1924.
come si era passati dalla telegrafia senza fili, dalla trasmissione di un segnale telegrafico, a quella della voce umana. La radio non sarebbe mai nata senza Lee DeForest, americano, e il suo triodo che permetteva l'amplificazione di un segnale. È con il triodo di DeForest che fu possibile trasmettere non solo segnali migliori, ma addirittura la stessa voce umana. La radio, questo straordinario mezzo di comunicazione, entrava a far parte della vita quotidiana. Quanti pensieri scuri negli occhi chiari. Perché tu non ci sei tornata? Importantissima realizzazione della Compagnia Marconi nel campo della radiofonia fu l'inaugurazione della Radio Vaticana nel febbraio 1931. Alle ore 16:30 di quel giorno, Pio XI, pontefice aperto alle scoperte della scienza e consapevole dell'importanza dei nuovi mezzi di comunicazione sociale, inaugura gli impianti della stazione trasmittente realizzate dall'inventore stesso della radio, Guglielmo Marconi. Di ciò esprimo la mia profonda riconoscenza alla santità vostra. Vostra santità ha altresì permesso che si faccia qui una serie di esperienze che ho in mente di eseguire. Anche di questo esprimo la mia viva e particolare gratitudine alla santità vostra. Possa anche la mia piccola opera, tutta data a facilitare le comunicazioni tra le genti, contribuire al raggiungimento della vera pace cristiana tra tutti i popoli. Resta intera la nostra curiosità, il nostro desiderio di sapere come mai la mente umana veda, per così dire, veda d'una visione così distinta, misuri con misurazioni così esatte quello che l'occhio non vede e che la mano non raggiunge. Noi diciamo in modo molto semplice: Marconi ha inventato la radio. Ma intanto c'è chi mette in discussione questa affermazione, ma prima di tutto bisognerebbe capire che cosa significa. Se per radio intendiamo la radiodiffusione, beh, probabilmente Marconi ci ha lavorato, è stato dietro molte delle compagnie sia italiane che estere, ma non riconosciamo proprio qui l'impronta forte di Marconi. Però Marconi ha fatto molto di più di questo, perché con i suoi esperimenti ha messo in luce le proprietà delle onde elettromagnetiche che consentono a tutti i radiosistemi di funzionare, anche quelli che verranno sviluppati dopo che lui era morto, come il cellulare, come tante altre applicazioni del wireless LAN e via discorrendo. Nessuno di noi veramente si rende conto cosa c'è dietro un telefonino, che cosa succede quando parte il messaggio e quando arriva all'orecchio dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti, non so le cose. Marconi usava queste enormi stazioni radio, oggi è la nostra stazione radio e questo affaretto che abbiamo nel cellulare, che è una stazione radio grande così. Guglielmo Marconi è assolutamente un personaggio che dobbiamo tornare a raccontare. È un personaggio moderno, contemporaneo, ma non dobbiamo ricordarlo come il vecchio inventore della radio, ma come un imprenditore che ha inventato il wireless. Una tecnologia che usiamo ovunque. Lo usiamo sui cellulari, lo usiamo nella televisione, lo usiamo nei caselli delle autostrade, lo usiamo per le comunicazioni satellitari. Il wireless è connettività. Marconi ha inventato uno dei primi dispositivi tecnologici per connettere le persone. E in questo senso è grandioso, sia come scienziato che come imprenditore. Il nonno aveva questa idea costante di come migliorare e modificare il suo sistema per renderlo più efficace. E d'altra parte voleva anche, ci aveva questa, chiamiamola snobberia, non so che cosa, di vivere tra i nobili e i potenti di questo mondo, e a quell'epoca era così importante conoscere i nobili e conoscere queste persone. Quindi lui era
in fondo cercava moltissimo di essere preso in considerazione da questo tipo di società, tant'è vero che sposò una discendente dal primo re d'Irlanda, mia nonna. Qualche anno prima, Marconi aveva sposato una fanciulla irlandese figlia di un lord, Beatrice O'Brien, da cui avrà tre figli, Degna, Giulio e Gioia. Parlando della personalità di Marconi, bisogna pensare che è una personalità molto complessa, piena di contraddizioni, di contrasti, diciamo. Chi lo vedeva come un uomo freddo e scostante, chi invece lo vedeva come un uomo molto aperto, sorridente. Per esempio, la mia nonna mi raccontava che la trascinava a delle opere. Lei stava in prima fila a godersi l'opera, mentre lui stava dietro nella parte buia a ripassarsi le note, diciamo, di come poteva migliorare i suoi apparecchi, come cambiare qui, cosa fare là, cosa doveva dire ai suoi ingegneri, eccetera, eccetera. Quindi mia nonna era un po', come posso dire, un po' scocciata da questa cosa, che in effetti la loro vita passava sempre costantemente da queste due dimensioni della sua personalità. Lei era un irlandese che amava, diciamo, l'italiano passionale, voleva incontrare l'italiano, no? Non so come si dice, e invece aveva trovato questo italiano molto, molto difficile, molto freddo in tante occasioni, molto difficile, che la trattava male, eccetera, eccetera. E lei per 20 anni ha subito tutte queste cose, e poi a un certo punto divorziò da Marconi. E nel momento, questo mi diceva sempre mia madre, quando lui decise di chiudere la casa che aveva appena comperato a Roma, in cui la famiglia finalmente si trovava nel posto giusto, per trasferirsi sulle lettere. E allora lei ha detto, beh, basta, io non è che posso andare a vivere sulle lettere con tre figli, bisogna che stia qua, e quindi si decisero di... Però è stato un trauma grosso per tutte e due, effettivamente. Finita la guerra, Marconi, sentendosi marinaio, come spesso ripeteva, decise di trasferirsi definitivamente sul mare. Gli inglesi gli fecero avere a buon prezzo un panfilo, costruito in Scozia per un arciduca d'Austria e diventato preda di guerra. Marconi avrebbe voluto chiamarlo Scintilla, ma gli inglesi non avrebbero mai potuto pronunziare correttamente quel nome, e allora lo battezzò Elettra. Fu la sua casa e il suo laboratorio. Nel giugno del 1927 Marconi si risposò con una giovane nobildonna romana, Maria Cristina Bezziscali, e 3 anni dopo nacque Elettra, unica figlia di quel secondo matrimonio. Il battesimo della bimba fu un grande avvenimento. Celebrava il rito il cardinale segretario di Stato Eugenio Pacelli. Questi fatti privati portarono Marconi a stabilirsi a Roma. Sicuramente in questa scelta vi furono ragioni familiari, e i sempre maggiori incarichi che Marconi aveva per conto del governo italiano. Non dimentichiamoci che era dal 27 presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal 30 presidente della Reale Accademia d'Italia. Uno dei grandi misteri di Marconi è com'è che in quegli anni, 25, 26, 27, che poi cominciò gli ultimi 10 anni della sua vita, si era orientato in questo modo, lasciando l'Inghilterra sempre di più, la sua compagnia sempre di più, e intanto cadendo, diciamo, se si vuole, nelle sgrinfie del regime. Però questo processo è pericolosissimo, perché effettivamente il contesto per un imprenditore, per un inventore, è essenziale. Il contesto suo era l'Inghilterra, era la sua compagnia. Era ormai lo scienziato più caro al regime. Mussolini fece di lui il prototipo dello scienziato fascista. Divenne presidente dell'Accademia d'Italia e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Un popolo di navigatori, di poeti,
e oggi anche di scienziati capaci di accendere a 9700 miglia di distanza le lampade del municipio di Sydney in Australia. A quell'epoca ci fu la grande rottura tra l'Italia e l'Inghilterra dovuta alla guerra di Abissinia o di Etiopia, come la chiamiamo oggi, che fu il momento forse più frustrante per Marconi, perché Marconi in quel momento andò a Londra e chiese alla BBC, che in fondo lui aveva fondato, di lasciarlo parlare per spiegare le ragioni per cui l'Italia era andata in Etiopia, e la BBC gli ha detto di no, non puoi parlare. E quindi questo fu uno smacco profondo, e credo che da lì cominciò a pensare, adesso cosa faccio? Ormai era diventato talmente parte del fascismo, e il fascismo si portava talmente lontano dall'Inghilterra che ormai capiva che non c'era più niente da fare. I nostri soldati si imbarcano a Napoli più con spirito di colonizzatori che di conquistatori. È triste lasciare il proprio paese, e la guerra è sempre la guerra. Però sulle terre nuove ci può essere benessere per tutti, vantaggio per la patria, progresso per l'Africa. Gli italiani vogliono lavorare e non trovano da lavorare. È un grande argomento questo, ma non giustifica neanche esso una guerra di conquista. Dunque mio nonno a un certo punto diventò un mito, perché fu fatto mito. Tutti lo chiamarono il dominatore degli spazi, il mago dell'etere, tutte queste cose roboanti, diciamo, che penso che a lui facesse anche piacere, non è un uomo come tutti gli altri, questa adulazione, che aveva ovviamente anche un fine dal punto di vista del regime, ovviamente usare questa persona come anche ambasciatore. Infatti bisogna pensare che l'Italia intorno al 34-35 era molto isolata. Invece Marconi rappresentava un ambasciatore, diciamo, globale, conosciuto in tutto il mondo, era forse uno dei pochi italiani viventi che erano così conosciuti, forse anche di più di Mussolini, e più rispettato, forse di più di tutti. E quindi era usato così, e si capiva che, questo mia madre me lo diceva spesso, perché lo vedeva spesso, stranamente, si vedevano spesso in casa, che lo trovava nervoso, preoccupato, che non era sicuro di sé più, proprio perché in fondo aveva tagliato le sue origini, aveva tagliato tutto quello che era stato la sua vita fino allora, una vita di avventura, di interessi continui, di movimento. Si era un po' fossilizzato, diciamo, e lo vedi dalle fotografie, tutto vestito così, tutto. Anche quando fa dei discorsi all'Accademia, fa discorsi noiosissimi di circostanza con accanto Mussolini, eccetera. Molto bene per la sua immagine, ma pessima per la sua psiche, secondo me. Marconi morì nel 1937 a Roma, subito dopo la campagna di Abissinia. Quella campagna che egli non era mai riuscito a spiegare ai suoi amici inglesi e forse nemmeno a se stesso. Il suo funerale fu caratterizzato da una profonda, sincera partecipazione di tutto il popolo e anche dal massimo spiegamento di coreografia celebrativa e di felute. Delle comunicazioni via radio ci permettono di sapere cosa è successo nel primo secondo dell'universo, perché noi, captando le onde radio, delle microonde che provengono da tutto l'universo, che sono però iniziate al Big Bang, noi sappiamo cosa è successo nel primo secondo dell'universo e anche prima. Questo è veramente eccitante, se si pensa che queste misure delle microonde non sono fatte da Terra, perché non si può, sono fatte dal satellite, da un satellite che guarda il cielo. Però come si mandano i dati
del telescopio, degli strumenti che sono qui, a terra, con le onde elettromagnetiche, con le onde radio, non c'è niente da fare. Per esempio, ultimamente si è mandata una sonda su Marte che è tutta controllata da terra. Io al JPL, a Caltech, in California, ho visto la stanza dove c'è il guidatore, l'autista del SUV che sta adesso muovendosi sulla superficie di Marte. In effetti ci sono state delle evoluzioni enormi a partire da Marconi, diciamo che quindi è lui il padre, secondo me, è veramente il padre di questa rivoluzione industriale. La formazione di Marconi è quella di un outsider. Non c'è dubbio che non avviene attraverso percorsi tradizionali. In altre parole, Marconi, che un po' a scuola va tra Firenze e Livorno, non arriva mai a un diploma e tantomeno naturalmente a una laurea, lui che poi riceverà 16 lauree ad honorem. Quali sono gli elementi? Innanzitutto una famiglia che non gli fa mancare nulla e nello stesso tempo è estremamente concreta e che fa una scelta particolare, investe nel talento di questo ragazzo. Non si preoccupa per esempio che il ragazzo non parlasse bene l'italiano, perché tra l'inglese della mamma, il dialetto della vita in campagna, insomma l'italiano per esempio non è eccezionale, soprattutto da ragazzino. Ma investe, dicevo, nel talento. E qual è il talento che questo ragazzo dimostra dai 7-8 anni? Una grandissima passione per gli esperimenti di elettricità. E allora si va a prendere ottime lezioni private, in particolar modo a Livorno, prima da un professor Bizzarrini, poi dal professor Vincenzo Rosero, un piemontese che in quegli anni insegnava al liceo Nicolini di Livorno e sarà l'unica figura di maestro che Marconi riconoscerà nella sua carriera. Poi ci sono importantissime letture e in particolare Marconi si abbona alla miglior rivista italiana dell'epoca, del settore, si chiamava L'Elettricità, e poi c'è la sua passione e la sua abilità sperimentale. Attraverso questi elementi, questa combinazione davvero particolare, la formazione di Marconi è una formazione serissima in campo elettrotecnico che gli permetterà appunto di diventare inventore. Mi ricordo che mia madre mi raccontò che Daisy Prescott, che era una cugina inglese, era lì alla villa e di notte la svegliò e gli disse: vieni Daisy a vedere qualcosa di veramente eccezionale che ho fatto. Aveva sviluppato un sistema che poteva far funzionare da una parte del suo attico o un altro un campanellino. Questa ragazzina diceva: ma dov'è il filo? Dove sono connessi questi due pezzi? E lui gli disse: non sono connessi, io trasmetto un'onda nel vuoto, nell'aria, che poi il campanello sente. Questo direi che è la prima consapevolezza del mondo di questa grande invenzione, secondo me. Però è nel 94, a 20 anni, che ha l'intuizione fondamentale, ce l'ha proprio qui nella famosa soffitta trasformata a laboratorio all'ultimo piano della Villa Griffone. L'intuizione qual è? È quella di utilizzare le onde elettromagnetiche, che erano il fenomeno più importante, più interessante della fisica di quegli anni, per comunicare a distanza senza l'uso di fili. Oggigiorno è ancora importante, ma comunque era logica la decisione di andare in Inghilterra, che era il paese, la potenza mondiale del momento, quello che oggi è gli Stati Uniti sarebbero, e soprattutto la potenza navale del momento, con una rete, diciamo, fittissima di commercio, di navi che coprivano tutto il mondo, che avevano più bisogno di farlo. E quindi era l'uomo giusto, nel posto giusto, al momento giusto. A Londra Marconi poté mostrare agli amici del cugino la magia delle sue scatole nere e ottenne una lettera di presentazione per l'ingegnere capo del post office, William Preece. E il momento giusto era perché proprio in quel momento Preece aveva deciso che il suo sistema di comunicazione, di telecomunicazione,
non aveva funzionato, non avrebbe funzionato e quindi rimaneva all'asciutto. E quindi questo signore è arrivato nel momento migliore perché lui potesse dire: ah, magnifico, proviamo se questo sistema funziona, diamogli tutto il supporto tecnico e vediamo cosa succede. Che cosa fa Marconi? Arrivato a Londra, siamo nel febbraio del 96, lui deve ancora compiere 22 anni. E Marconi fa tre cose nel giro di un anno e mezzo davvero fondamentali. Brevetta l'invenzione e si affida per questo ai migliori patent agents, gli agenti di brevetti britannici al momento. Presenta l'invenzione ai ministeri interessati e cerca e trova finanziatori per fondare la prima industria privata nel campo del wireless. Ci riesce nel luglio del 97. Marconi, 23enne, fonda una vera e propria start-up. Start-up significa azienda all'inizio del suo percorso, quando ancora non si sa se questa azienda ce la farà sopravvivere all'anno successivo. Ecco, Guglielmo Marconi è uno start-upper di fatto, perché a 18-19 anni aveva un'idea che voleva portare avanti. E naturalmente, come tutti gli start-upper contemporanei, non si ferma al mercato locale o a quello nazionale, va dove il mercato esiste, e in quell'epoca il mercato era l'Inghilterra, e lì si sposta. Con la sua compagnia, la cosa più importante di questa sua compagnia è che si presentò alle Poste inglesi dicendo: io vi vendo questo sistema da mettere sulle navi, però questo sistema è un mio monopolio e verrà fatto funzionare solo dalle mie persone, persone che io metto insieme, gli infamosi marconisti. E con questo, velocemente, nei 2 o 3 anni dopo che lui arrivò a Londra, creò il monopolio delle telecomunicazioni navali. Questa sua attitudine. Marconi aveva preso un sacco di spunti dall'elettricità, sicuramente notizie sugli esperimenti di Hertz, di Righi che in Italia li aveva portati avanti, ma anche proprio il termine telegrafia senza filo veniva usato. Il punto è che nessuno usava un sistema che poteva avere uno sviluppo. Marconi capisce che per riuscire a realizzare un radiosistema ci vuole un'antenna. L'ha perfezionata per tentativi, ho inventato la presa di terra, nel futuro riuscirà a fare gli impianti particolarmente grandi ed efficienti, ma la cosa importante è che se non c'è l'antenna, tutta l'energia che viene generata localmente rimane lì, scalda e non va a grande distanza. 1895. Marconi, assistito dal fratello e dal colono Mignani, riesce a inviare e a far ricevere un segnale telegrafico senza l'aiuto di un filo attraverso l'aria da Villa Grifone a un punto situato oltre la collina dei Celestini, a circa 1 chilometro di distanza. Il signorino mi disse: lo vedi questo martelletto? Se lo senti battere 3 volte, tu spari un colpo di fucile in aria. Allora io rimasi dall'altra parte della collina e quando il martelletto picchiò 3 volte, sparai il colpo di fucile in aria. E per la prima volta un sistema di comunicazione wireless, senza fili o radio, radiotelegrafico per essere precisi, supera un ostacolo naturale a una distanza che nel 1895 era davvero considerevole. C'è una regola nel mondo dell'innovazione, una regola poco narrata e poco conosciuta, è quella dell'età. I più grandi innovatori della storia, soprattutto nel mondo della scienza e della tecnologia, sono giovani, hanno 20 anni, 25 anni. Riescono a immaginare un mondo diverso, a rompere col contesto precedente. Lo hanno fatto Steve Jobs, lo ha fatto Bill Gates e lo fa oggi un personaggio come Zuckerberg. Ventenni che immaginano un mondo diverso. Naturalmente anche Guglielmo Marconi, essendo un grande innovatore, non poteva sottrarsi a questa regola. A 20 anni cambiò il mondo, era il mondo dei cavi, lui inventò il wireless. In famiglia non si capisce granché dell'esperimento. Tuttavia viene deciso di mandare Guglielmo a Londra, dove la madre, di origine irlandese, conta numerose e influenti amicizie. Si deve sfatare subito il mito che lui chiese al governo italiano di aiutarlo, perché non lo fece mai, non c'è nessun documento che lo fece. Perché era ovvio che
aveva dei grandissimi vantaggi questo ragazzo, non è che proprio era a zero. Primo è che c'aveva la famiglia e poi c'aveva il fatto che la madre era inglese e che lui sapesse l'inglese. Che questo... Antico, ma Marconi doveva essere a New York per ragioni di affari. Così, quando succede la tragedia, Marconi è naturalmente in prima linea perché tutti vanno a chiedere notizie di quanto sta succedendo, di cosa dei propri cari, eccetera, alla Marconi Company, che deteneva il monopolio delle comunicazioni a bordo del Titanic. Nel giro di qualche giorno Marconi si ritrova a essere un vero e proprio eroe. Grazie all'opera disperata dei radiotelegrafisti che disponevano di questo detector magnetico di Marconi, 705 persone possono essere salvate. Guglielmo Marconi fu fortunato in due sensi. Il primo perché doveva essere tra gli ospiti di quel grandissimo natante che salpò appunto dall'Europa in direzione dell'America e non ci fu per motivi di lavoro. Secondo, perché quella tragedia, che per il mondo e per i passeggeri fu una tragedia, per Marconi si rovesciò invece in un evento fortunato, perché da quell'evento sfortunato la radio divenne qualcosa di obbligatorio su tutte le navi. Già nel 1909 il wireless aveva dato prova della sua straordinaria utilità. Cos'era successo? In gennaio due imbarcazioni, il Republic e il Florida, hanno uno scontro al largo delle coste di Nantucket. Il Republic ha un marconista a bordo, Jack Beans, e grazie all'incredibile lavoro di Jack Beans e naturalmente delle navi che piano piano arrivano a soccorrere, si salvano circa 1600 persone, ne sono morte proprio pochissime proprio nella collisione. E c'è una strettissima relazione con il fatto che alla fine di quell'anno Marconi, candidato per la quinta volta al premio Nobel, vince il premio Nobel per la fisica, sarà il primo italiano a raggiungere questo risultato e lo raggiunge a 35 anni. Nel 1909 il Nobel per la fisica va a Guglielmo Marconi. Le primitive attrezzature, lo speculo parabolico, l'apparecchio costruito nella famosa scatola di sigari, la finestra dalla quale nel 1895 venne lanciato il primo segnale radio. Quando Marconi cominciò questo suo lavoro sulle radiocomunicazioni, aveva come obiettivo principale di questo suo lavoro quello di riuscire a comunicare e tenere sotto comunicazione una nave che partisse da un porto, perché fino allora l'unico modo di comunicare in realtà è o con dei sistemi di fascia di luce oppure con un cavo. E per tradurlo in realtà aveva pensato che sarebbe stata una buona idea di cercare di usare le onde elettromagnetiche. Un genio che ha onorato l'Italia e si sentiva pienamente italiano, ma la sua fortuna fu quello di avere una madre irlandese e non era semplicemente una signora che gli insegnò la lingua e gli insegnò l'amore anche per altri paesi, altre lande d'Europa, tant'è che persino il padre, proprietario terriero bolognese, volle diventare cittadino inglese qualche anno dopo la nascita di Guglielmo Marconi. L'Inghilterra fu importante per Guglielmo Marconi perché quando da giovane ebbe le prime intuizioni sulla telegrafia senza fili, quelle che gli avrebbero fatto ottenere il premio Nobel nel 1909, ebbene l'Italia fu sorda, reagì facendo spallucce, trascurando come se fosse un pazzo che pensava delle cose impossibili. Ecco, in quel momento, grazie all'educazione, grazie a quella madre, a Marconi sembrò naturale trasferirsi a Londra e di lì continuare, riconosciuto, con i riconoscimenti che gli erano dovuti, di continuare la sua ricerca. Salvo poi, perché come ho detto Marconi si sentiva italiano al 101%, tornare in Italia e godere dell'apprezzamento e dell'onore che dava al paese in modo pieno. Fra le cose iniziali della vita di Marconi, forse il momento più bello, quello che gli diede maggiore soddisfazione, fu nel 1912 quando andò al porto di New York ad accogliere
i 705 superstiti del naufragio del Titanic. Ebbene, quei 705, quelle 705 persone si erano potute salvare per un SOS mandato in virtù delle scoperte di Guglielmo Marconi. Ed è, diciamocelo, una bella soddisfazione quella di aiutare a vivere delle persone e poterlo toccare con mano. Siamo nel 1912, Marconi ha 38 anni ed è tra l'altro in quei giorni da pochissimo arrivato a New York, era stato invitato al viaggio inaugurale del celebre transatlantico.